cereali. Cosa sono i cereali? Allora, sì, i cereali appartengono alla famiglia delle graminacee, sono piante erbacee che producono dei semi amidacei, farinosi e commestibili, che sono chiamati cariossidi o più comunemente chicchi. Nell'ambito della nostra alimentazione i cereali sono importanti come fonte energetica, infatti contengono per lo più carboidrati complessi, ma non solo, perché sono ricchi anche di proteine vegetali, sali, sali minerali, vitamine e fibre, quindi possiamo dire che il cereale è un alimento abbastanza completo di suo. Ma rispetto alla completezza però dobbiamo fare un appunto, che è la distinzione tra cereale integrale e cereali raffinati. La raffinazione è un processo industriale che determina la rimozione della parte esterna del cariosside, essenzialmente la crusca, asportando così la maggior parte dei sali, minerali, vitamine e fibre. Quello che resta nel cereale raffinato è l'endosperma col suo contenuto di amidi e proteine. Quindi il cereale raffinato rispetto al cereale integrale è molto più povero di fibre, vitamine, sali minerali, quindi è meno completo. Ecco quindi che un consiglio: preferiamo sempre cereali integrali, ma attenzione però quando andiamo al supermercato a non fare di tutta erba un fascio, perché potremmo farci ingannare da semplicemente nel leggere la scritta integrale. Non è sufficiente infatti che ci sia la scritta integrale affinché quell'alimento lo sia davvero, perché in genere quando acquistiamo pane, pasta integrale o crackers piuttosto che cereali della colazione, lì la quota di integrale è solo quella parte di crusca che viene aggiunta esternamente, quindi con un procedimento sempre industriale, a quell'alimento, ma non apporta alcun vantaggio da un punto di vista nutrizionale e salutistico, perché apporta solo un pochettino di fibra, tra l'altro insolubile, che può creare solo fastidiosi problemi di gonfiore. Quindi attenzione, acquistiamo il vero cereale integrale, che è quello in chicchi, o le farine da esso derivate, che devono essere farine 100% integrali, e di conseguenza anche i prodotti derivati devono derivare da farine 100% integrale. Quali sono i cereali? Allora, i cereali, ovviamente la gamma è abbastanza ampia, ma concentriamoci su quelli più importanti e diffusi. Parliamo del frumento, del riso, dell'orzo, del farro, del mais, del miglio, della segale, dell'avena e del sorgo. Non c'è un cereale più importante dell'altro, perché ognuno di essi ha una propria valenza nutrizionale, una propria caratteristica e delle proprietà specifiche, per cui il mio consiglio è quello di inserirli a rotazione tutti i giorni nella nostra alimentazione, così da renderla quanto più varia possibile. Infatti non esiste un alimento che sia perfetto e completo da un punto di vista nutrizionale, ma solo variando ogni giorno la scelta di ciò che portiamo sulle nostre tavole possiamo giovare della miscela perfetta, della completezza nutrizionale. Come si cucinano? Allora, innanzitutto la maggior parte di questi cereali, dopo un momento di abbondante risciacquo e in alcuni casi anche di ammollo, come ad esempio per il riso integrale o per il farro e orzo decorticato, si cucinano o a zuppa, quindi in abbinamento con legumi e verdure, oppure semplicemente bolliti e poi conditi a freddo all'insalata, sempre con verdure o con un abbinamento di qualche fonte di proteine animali, come può essere della carne, del pesce o anche del formaggio magro. Posso dare alcuni esempi. Ora siamo in inverno, potremo provare una buonissima zuppa di farro e fagioli, o ancora di orzo e piselli, o ancora poter provare con il grano saraceno, i fagioli borlotti. Il grano saraceno è un
Non l'ho menzionato nei cereali perché in realtà è uno pseudo cereale, però ha una buona quota di carboidrati complessi che lo paragona, lo avvicina molto alla completezza dei cereali ed è abbastanza calorico, quindi è molto buono nel periodo invernale proprio per le calorie che dà. E poi da un punto di vista nutrizionale è molto più completo perché abbonda molto di più di proteine vegetali rispetto agli altri cereali.